Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 9, episodio 103. In questa puntata vi parlerò rapidamente di una bloggata, che il link lo trovate al solito in descrizione del file di YouTube. La bloggata si chiama Arctic Methane Emergency The Carbon Bubble. È la traduzione in italiano per gli utenti non dotati di skill linguistici in inglese della conferenza YouTube Arctic Methane Emergency. Emergency The Carbon Bubble. Il file in YouTube non è più rintracciabile a mia memoria, però ci rimane la traduzione, che comunque sono informazioni importanti che ho fatto mie. In buona sostanza, che cosa si dice? Si dice che nel 1980, nella tarda estate al Polo Nord, è il periodo di minore estensione, vi fu il periodo di minore estensione della calotta polare. Appena pochi decenni dopo, nel 2007, l'estensione del Polo Nord dello stesso periodo era enormemente minore. I grafici delle misurazioni polari dedotte dai satelliti indicarono un declino esponenziale della calotta polare, e presto vi sarà un totale in estate e in autunno, un Polo Nord Ice Free, praticamente senza ghiaccio, solamente nel periodo chiaramente estivo, estivo ed autunno. Come è noto, il rilascio naturale di metano è frutto della fermentazione naturale dei microrganismi che, in assenza di ossigeno, diventano praticamente CH4 carbone e non CO2. Ma tutto ciò è un pericolo naturale incontrollabile per l'umanità, perché il metano ha 86 volte più forza della CO2 come gas ad effetto serra. Questo è un processo naturale e accade nel permafrost, nei laghi naturali, praticamente ovunque in Siberia ed in Alaska. È vero che il metano, una volta a contatto con l'aria, si decompone in H2O più CO2, quindi acqua più CO2, ma questo decadimento naturale è un processo molto lento. Il valore stimato di un impatto, di un rilascio, di un impulso di metano avrebbe un impatto, ed ha un impatto 86 volte in più rispetto alla pari emissione di CO2. Ora, questo processo di rilascio naturale incontrollato di metano è stato osservato da una spedizione sottomarina russo-americana, che hanno scoperto che sott'acqua viene rilasciato metano in modo spontaneo. Questo processo accade per milioni di chilometri quadrati in Siberia ed in Alaska, con un impatto potenziale prossimo ai 50, un impatto potenziale massimo prossimo a circa 50 gigatons. Basterebbe che appena l'1% delle aree di rilascio attuale raddoppino per emissioni, per destabilizzare tutto il mix di gas dell'atmosfera del pianeta Terra. Il punto è che, per erodere il precario equilibrio che c'è nelle regioni polari con tali volumi di gas metano intrappolati nel ghiaccio, non serve fare poi molto. Il melting del Polo Nord in estate è fortissimo ed è un elemento destabilizzante ad altissimo rischio. Potrebbe la civiltà umana sopravvivere ed adattarsi ad un rilascio naturale incontrollato di 50 gigatons di metano? Risposta è no. Non potrebbe, e la vita sulla Terra non sarebbe più possibile. Il punto è che con le emissioni attuali ci sarà un incremento di più 4 gradi centigradi a fine del 2100, mentre già nel 2050 ci sarà un incremento di più 2 gradi, che peraltro è un livello oltre il quale molte altre cose pessime accadranno. Quindi è certo il collasso della civilizzazione, perché non saremo più in grado di soddisfare i bisogni primari. Ci sarà caos, guerre, malattie, epidemie, shock idrici, carestie, sono tutte cose già previste dall'IPCC, ma la questione scientifica è che nelle previsioni IPCC non si fa menzione, perlomeno nelle versioni precedenti, quelle attuali poi gradualmente hanno considerato anche questa ipotesi, questi trend di rilasci di metano, e che in passato appunto non erano considerate.
Ora, per stare dentro l'incremento di più 2 gradi centigradi tra il 66 e l'80% delle attuali risorse di carburanti fossili non sarebbero utilizzabili, per cui dovremmo smettere di usare carburanti fossili, ma questo farebbe cadere il valore di tali assets azionari ed obbligazionari che sono attualmente contabilizzati nella, diciamo, partecipazioni e titoli emessi dalle società petrolifere, oltre a tutta la catena del valore relativa alla distribuzione dei carburanti fossili, quindi di riflesso l'aspetto assicurativo, bancario, finanziario e quant'altro. E questa è detta appunto nel mondo la crisi della carbon bubble. Pensate ad esempio alle varie puttanate ultimamente spacciate, questa non si trova sulla bloggata, ma se siete interessati potete andare a cliccare e espandere questo tema. Io vi do soltanto questo spunto: pensate alle puttanate spacciate ultimamente in televisione sulla PNR, Piano Nazionale di Resilienza, in relazione alla transizione ecologica. ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, è una società per azioni quotata in borsa che ha emesso azioni ed obbligazioni e sgancia dividendi, ed è una delle poche società in Italia che hanno la mission iscritta nel nome, dovendo fare una transizione ecologica. Puff, dal domani l'ENI andrebbe chiusa, quindi i vari, tutti i titoli azionari, le azioni non varrebbero nulla, le obbligazioni non varrebbero nulla, tutta la gente che lavora in ENI, nelle società controllate, andrebbero licenziate. Ecco, come fa il PNR a portare sviluppo?